abbiamo utilizzato come set, ma lui ha un'altra versione dei fatti. L'avete pagato voi? Sì, sì, eccolo qui, ve lo faccio vedere. Questo è il F23 pagato di 11.163 euro. Riguardanti tutti i 5 anni, vede? Della doppia valenza. Perché avete pagato tutti insieme? Sì, tutti insieme, perché noi ci avevamo un ricorso al TAR ancora pendente. Perché com'è che negli atti giudiziari siete per esempio nell'elenco di quelli che non hanno pagato? Beh, guardi, negli atti giudiziari secondo me c'è sta il fatto che l'indagine si ferma a dicembre, mentre il pagamento è stato fatto a febbraio. Tra gli indagati c'è anche il referente di zona del SIB, sindacato Balneari, che secondo i carabinieri avrebbe esercitato pressioni perché non gli revocassero la concessione, visto che non pagava da 6 anni. No, ritengo sia il caso di fare il servizio. Al di là dell'aspetto penale, emerge una questione fondamentale: la incapacità della politica di dare delle linee generali, delle regole precise verso le quali tutti hanno il dovere di adempiere, e a fronte appunto di una politica che insegue l'interesse particolare.